Voglio sentire un attimo Sallusti, perché Sallusti sta a Milano, sta lavorando a Milano, ha scritto anche di quanto sia complicato il nostro lavoro, perché per carità, rispetto ai medici facciamo il minimo sindacale, però anche tenere accesa l'informazione è un grande tema. Sta dicendo l'assessore Gallera, Alessandro. Ciao Alessandro, buongiorno, ben trovato. Buongiorno. E tu il cane? Sì, siamo un po' in... è un po' complicato la lavorare. Va bene, posso dire una cosa? Scusami Alessandro, ma approfitto del tuo cane, dato che ce ne ho due anch'io che amo enormemente, mi stanno arrivando un sacco di segnalazioni sulla nostra mail, sulla nostra casella, dillo a Mirta, @7.it, di gente che sta abbandonando cani e gatti per la paura che possano trasmettere il virus. Vi prego, ascoltate le cose chiare, semplici e anche, come dire, certificate che vi diciamo in televisione, sui giornali. Non fate ricerche inutili sulla rete. I cani e i gatti non possono in nessun modo contagiarvi. Tenetevi a casa e anzi sappiate che in questa fase così difficile è un elemento, invece secondo me, di calore e di affetto che ci serve moltissimo. Vi prego, vi prego, vi prego. Scusami Alessandro, ma ci tenevo a dirlo. Torno no, da no, Sallusti. Mi associo.